Ok, gente, sono stato fuori di casa praticamente tutto il giorno, sono tornato tipo 10 minuti fa, è tipo l'una meno 10, quindi come sempre, quale momento migliore se non questo per giocare ai videogame? Procediamo. Cosa dobbiamo fare? Ho dormito con cappello e guanti, mi sa, non è un problema. Allora, dove eravamo? Siamo arrivati a Mountain Town, sì, e abbiamo passato la nottata in... com'è che si chiama? Alla fattoria. È già l'alba. E niente, direi che possiamo tornare alla città, finire di esplorare, ci sono alcune casette da controllare. E poi direi che iniziamo ad accumulare un po' di cibo. Sì, dobbiamo metterci a cacciare. Perché non abbiamo carne con noi. Abbiamo trovato un po' di cibo in giro che possiamo mangiare. Però l'importante è farsi un po' di carne che ci portiamo con noi quando andiamo nella prossima regione. Ok, sì, va bene. Vediamo se facciamo un po' di caccia in questo episodio o nel prossimo. Comunque, ci prepariamo. Diciamo che ci diamo da fare. Sì, qua avevo recuperato tutto, quindi non devo fare. Sì, non devo aspettare della luce. Sì, avevo controllato ogni angolo, li avevo anche dovuti controllare due volte perché ero rimasto bloccato in un angolo, se non mi ricordo male, tra il frigorifero e la finestra. Il gioco ha quasi crashato, non ho idea del perché. E ci accendiamo immediatamente un fuoco, che qua non posso, giusto perché c'è il legno. Immagino che sia così. Allora accendi subito un fuoco qua. Che allora, a questo punto, ci mettiamo a cucinare un po' di acqua. Perché ci serve anche quella. E a casa abbiamo un bel po' di contenitori. Possiamo addirittura creare qualche contenitore, qualche barattolo di metallo, mangiando del cibo in scatolato che abbiamo. Quante torce ho? Abbastanza da non doverne creare di nuove. Anzi, sai cosa? Creare una nuova, tanto non è che ci costa. Ah, ci costa l'unico bastoncino che abbiamo, ok. No, quindi qualcosina ci costa. Allora, là c'è un lupo. Non mi sembra essere un cerbiatto, quello lì. Sì, palesemente un lupo. Ok, va bene. Devo decidere se vale la pena o meno scendere giù di là ed esplorare la parte bassa della regione, quella che collega Forlorn Muskeg, finisce con la G, non con la T. Cos'altro? A parte il dover accumulare cibo e acqua, non è che abbiamo tantissimo altro da fare. Sì, ho del carbone, sì, assolutamente, perché non ho praticamente legna con me, quindi mi serve del carbone per mettermi a cucinare. Direi che potrei. Ah, giusto, no, dobbiamo anche andare ad esplorare oltre che la città, che dobbiamo ancora fare tutte le case. C'è anche da andare dall'aereo precipitato, assolutamente, sì. Quindi, direi che quelli là, i piccioni. Direi che potremmo cucinare acqua fino a stasera, più o meno. Ne facciamo un bel po'. Facciamo un bel centinaio di litri di acqua. E stasera, quando c'è più caldo, se c'è bel tempo, se non tira il vento, se non abbiamo problemi di clima, potremmo andare dall'aereo, perché tanto uno non saremo stanchi, perché a passare tutta la giornata a cucinare acqua il personaggio non si stanca più di tanto. È fermo, immobile, lì a non fare niente. E poi c'è abbastanza caldo che mi sento sicuro di poter fare il viaggio senza troppe problematiche, diciamo. Ok.
Allora, abbiamo la vita al massimo, perfetto. Ci infiliamo dentro casa, dove fa caldo, ci sono già 3 gradi standard, che è perfetto. Ci togliamo tutti i vestiti. Ecco qua, in mutande. E adesso ci mettiamo a cucinare. Vai con la torcia che si sta per spegnere, quindi speriamo di non fallire, perché sennò altrimenti probabilmente dovrei andare fuori, accendere un Come uovo. on, little No, fire. c'ho abbastanza tempo per farne un'altra, dai. Devo andare fuori, accendere un altro fuoco con la lente di ingrandimento, accendere una torcia, tornare dentro e riprovare di nuovo con la torcia qua. La cosa più intelligente da Come on, fare little sarebbe fire. stata accendermi un'altra torcia, ma dubito che falliamo 2 volte dietro fila, dai. Mi sento abbastanza sicuro, visto? E infatti la torcia Perfect. nel frattempo si è spenta. Allora, mi butti dentro. Non abbiamo proprio legna? Dov'è tutta il mio carbone? Ah, eccolo qua, perfetto. Carbone. Butta dentro 2 tocchi. Perfetto. Metti giù questo, metti giù questo. Metti giù. Ok, non ne abbiamo più. Mi fai 2 litri di acqua, per favore. 2 litri di acqua, 2 litri di acqua, 2 litri di acqua. E poi mi fai anche, intanto che ci siamo, voglio vedere se aumentano le calorie. No, scusami, volevo dropparlo, non buttarlo per terra. Perché lo apri? Ti sto dicendo di buttarlo per terra? Ma sei strombolo? Guarda che roba! Droppa e cerca per aprirlo. Le patatine me le butti per terra, questo no. Questo sei. Se ti dico di mangiarlo, ok. Cioè, stiamo scherzando, vero? Devo comunque fare prima così, scusate. C'è qualche bug, nel gioco da quando hanno fatto il nuovo update, devo dire. Ci sono un paio di cose che vanno messe a posto. Niente di troppo grave, però. Allora, anche l'altro che non posso. Ok, devo mettere giù tutto il cibo che ho. Tranne quello che voglio cucinare. Che razza di casino. Ok, anche il caffè cuciniamo. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Accidenti. Allora, tu c'hai 40, 450 calorie. Voglio vedere. Ah, c'è anche questo. Vabbè, non è un problema. Anzi, no, sì, è un problema. Devo buttare giù questi. 450, giusto? Credo che cucinandolo non dovrebbe aumentare. Però voglio essere certo della cosa. Adesso, un paio di libri posso mettere giù. Uno, due, ci teniamo quello del fuoco. Vediamo un po'. Sì, sempre 450 calorie, va benissimo. Ah, l'altro non posso neanche buttarlo per terra perché è. Toh, fai così. Droppalo, fai per aprirlo. E 0 per. Ok, l'hai buttato per terra aperto e adesso posso metterlo qua. Cioè, non riesci a buttare per terra l'oggetto senza aprirlo. La cosa non ha senso, però va bene. Perfetto, così abbiamo ottenuto. Perché non mi hai dato il barattolo? Mi dovresti dare un barattolo, scusa, eh? A quanto pare no, va bene. Di solito ti dà un barattolo quando mangi quella roba lì. Però a quanto pare non è così in questo caso, per qualche motivo che io non comprendo. Dammi anche questo, che sarà comunque allo 0%. Qua dentro mi butti. Niente. Ah, questi. Ok, i legnetti li metti qua. I vestiti li andiamo a mettere qui. Sì, facciamo così. Faccio prima. Allora, devi buttarmi per terra questa, la giacca a vento e questi guanti. Ok, dovremmo essere a posto. Questo e questo lo puoi recuperare. Sembra strano che non mi abbia dato un barattolo mangiando uno di questi due. Vabbè, fa lo stesso. Fa
faremo con quello che abbiamo. Non ho vero barattolami qua. No, peccato. Peccato, peccato, peccato. Ma fa lo stesso, non è la fine del mondo. Dobbiamo fare attenzione perché abbiamo solo 5 pezzi di carbone. Mi piacerebbe portarmene qualcuno. E quando si ha... Sai cosa? Dovrei avere della legna qua, no? No, eh? Non ho solo libri. Niente legno? Ok. Va bene, potrei comunque metterci libri, non è un grosso problema, però fa lo stesso. Credo comunque che dobbiamo oltrepassare una caverna per poter raggiungere la nuova regione, quindi comunque in ogni caso un po' di carbone dovremmo trovarlo, spero. Altrimenti arriveremo là poco preparati e moriremo per il freddo. Che sarebbe una pessima cosa. Ok, potrei farti leggere intanto che qua cuoce l'acqua. Ah, è già potabile quest'acqua, che cavoli. Pensavo che non fosse ancora potabile. Allora, mi fai questo. Mi fai questo. Mi fai questo. E indovina un po', mi fai questo. Mi fai un po' di tè. Di caffè, scusami. Tanto vale avercelo sempre pronto. Un altro caffè. E abbiamo finito, quindi ricomincia a farmi dell'acqua. E dell'acqua. Acqua. E acqua, perfetto. Ok, il tempo che c'è lì del fuoco dovrebbe bastare. Mettimi giù questo caffè, perfetto. Il resto ce lo portiamo dietro. Mi dai 5 di questi che me li porto sempre dietro. Abbiamo lo stomaco pieno. Ok, facciamo ancora un po' di acqua. Non aspettiamo sera. Quanti pezzi di carbone vorrei tenermi? Dovrei comunque trovarne un paio nella caverna quassù adesso. Facciamo così, facciamo altri 2 pezzi di carbone. Ce ne teniamo 2. E comunque ne dovrei trovare degli altri, quindi anche questi 2 potrei utilizzarli, ma non è che dobbiamo farci una super mega quintalata di acqua, però comunque un po' di acqua vorrei farmela. Ok. Acqua. Questa qua già bolliva da 10 minuti, ma fa lo stesso. Non è che ne abbiamo persa tantissima. Ok, abbiamo già 20 kg. Di 20 litri, diciamo, di acqua. Butta giù 19 per adesso. Direi che, cioè, già questa ci basta e avanza per un bel po'. Però continuiamo a farne. Intanto che ho lo stomaco mezzo vuoto, mangia questo. Non dovrebbe comunque farti ammalare. No, non mi dai più i barattoli. Sono abbastanza sicuro che prima li davi, eh. Quindi, o è una cosa del nuovo update, perché mi sto portando dietro un martello, non lo so. Mettilo giù. C'è qualcos'altro che devo mettere giù, fammi un po' vedere. Controlla bene oggetto per oggetto. Ok, forse qualche torcia. Toh, metti giù una torcia da 50, tanto la teniamo qua per super mega emergenza. E addirittura, scusa, anziché metterla qua, mettila negli oggetti che non mi porto poi dietro. I vestiti dovrei essere a posto, questo me lo voglio portare dietro tutto. E un libro sempre, non si sa mai. Metti qua la torcia da 50. Ok, 2 ore di acqua, vuol dire che qua possiamo andare senza preoccuparci. Non era finita, porca trota, e deve ricominciare da capo adesso. Spreco di tempo per tutti. Fammi 1 litro a questo punto, così questa e questa cuociono nello stesso tempo. Dovrebbe essere così, se non mi sbaglio, 20 minuti contro 40, sì, perfetto. E più o meno finisce il fuoco. Riusciamo a farci un'altra torcia nel frattempo. Così abbiamo anche qualcosa. Riusciamo a portarcele dietro durante il viaggio verso l'aereo. Verso l'aereo precipitato. Butta giù 6 litri. Ok, vai, passa il tempo. Non è potabile, non è potabile, non è potabile, non è potabile. 35 minuti, ok. Vai. Potabile. Potabile. Potabile.
Potabile. Ok, e a te mancano 13 minuti precisi. Perfetto. Mi butti giù 4 litri, molto gentilmente. Ok. Ti prendi su quelle migliori, le mettiamo giù di nuovo. Fammi un po' vedere. Allora, questa e questa. E le mettiamo in quell'angolo. Perfetto. Ti metti tutti i tuoi vestiti, di cui siamo molto orgogliosi. Queste calze qua vanno quasi aggiustate tra poco. Ok, abbiamo degli scarponcini da buttare per terra, guarda un po'. Droppa. Ok, abbiamo una bella riserva di vestiti, di possibile stoffa futura. Vediamo quanto freddo fa. Ah, c'è bello caldo, dai. Andiamo. Raccogliamo. Quanto peso ho addosso? 32 su 45 kg che posso portare. Va benissimo. Ci portiamo dietro. Ci raccogliamo tutta la legna che possiamo e che vogliamo. Potremmo... Ci sono un sacco di conigli per questo sentiero verso l'aereo precipitato, che per di più è il punto in cui spawni nel primo episodio del single player, quando Will precipita dall'aereo. Beh, c'è anche Astrid tecnicamente, solo che Astrid se la dà a gambe immediatamente. Non resta neanche lì un istante a cercare di salvare l'ex marito. Lei ha una missione per andare a salvare un villaggio di malati o una roba del genere. E raccoglieremo tutta la legna che possiamo, tutto il carbone che possiamo. Andiamo e prendiamo tutti gli oggetti utili che ci sono dall'aereo. Dall'aereo dovrebbero esserci anche delle casse che si possono rompere. Non sono mai ben sicuro di cosa contengono, però se riusciamo a farci un fuoco o se non abbiamo troppo freddo, direi che cerchiamo di romperle tutte. Per favore, arrampicati. Abbiamo anche i guanti in questa animazione. Una volta non c'erano, non esistevano i guanti per questa animazione di arrampicata. Dobbiamo raccogliere un po' di legnetti, perché dobbiamo farci qualche torcia tra poco. Allora, qua a volte c'è un cadavere? Non c'è. Perfetto. Quello è il rumore della torcia che si è spenta. Niente qua dentro. Questo qua non serve a niente. Ok. Credo nel DLC che ci siano delle missioni secondarie per aggiustare delle antenne, tipo una roba del genere. Ma non ne so molto, perché sto cercando di evitarmi dei super spoilers. Così se mai mi comprerò il DLC avrò un bel po' di novità. Ci sono alcune cose, alcuni spoilers che non sono riuscito ad evitarmi purtroppo, ma è colpa mia, perché se voglio avere zero spoilers dovevo comprarmi il gioco immediatamente e evitare di andare in giro a leggere nei forum o guardarmi dei video di gente che giocava ed eccetera eccetera. Un libro di armi da fuoco. Uno zainetto che per qualche motivo riesce a stare in piedi incredibilmente. Allora, qualche pezzo di carbone anche qua giù. Mi sta arrivando uno starnuto, che come al solito, porca miseria, non so perché, ma quando registro gli starnuti mi si bloccano sempre nel naso. Sarà un sistema per cercare di evitare di assordarvi con un suono molesto, non lo so. Però porca vacca, non è la prima volta che mi capita e la cosa dà un sacco fastidio. Allora, giù per di qua ci sono tantissimi conigli. Qui ce ne sono alcuni, a volte ci sono anche dei cerbiatti. Ecco, potremmo cacciare questi cerbiatti. Questi cerbiatti qua dovrebbero essere abbastanza comodi da uccidere. Sto guardando che temperatura abbiamo, meno un grado, vuol dire che tra poco arriveremo in positivo. E un solo cerbiatto? Sì, un solo cerbiatto. Potremmo metterci a cacciare questo cerbiatto per avere della carne, perché qua non ci sono lupi,
E per di più il posto in cui il cerbiatto può scappare non può andare troppo lontano. Quindi è comodo. Potremmo ucciderlo nel viaggio di ritorno e lavorare la sua carcassa. Qui c'è una corteccia di birch. Non ho idea del perché. Perché c'è questa corteccia? Questi non sono alberi di birch. Come ci arriva? Ce n'è un'altra. Come mai? Ehi! La mia immersione nel gioco viene rovinata, è così. Voglio le cortecce delle piante solo quando le piante sono effettivamente presenti. Allora, raccogliamo anche tutte le cocktails che vediamo. Non mi sembra di vederne altre a parte questa. Allora, abbiamo un'altra torcia, giusto dopo questa. Non è che... Sì, mi ricordavo giusto. C'è un'altra cocktails lì in mezzo, la prendiamo al ritorno se ci riusciamo. Ok, vai. Ok, in questo altro tratto ci sono dei lupi, non qui, un pochino più avanti, e ci sono anche un sacco di conigli. C'è una zona in cui puoi trovare fino a 6 conigli. Normalmente li caccerai tutti. Però, siccome adesso i conigli non puoi più mangiarli, non puoi più lavorarle, le loro carcasse, a meno che non vuoi usare un coltello, non credo che ne valga più la pena. È più la fatica e il consumo del coltello che a quel punto tanto vale lavorare la carcassa di un cerbiatto. Cioè, l'unica vera utilità che avevano i conigli è che era potevi lavorarli al caldo. Perdere tempo, farlo a mani nude in modo che così usavi un sacco di tempo e intanto ti riscaldavi, lo facevi quando non avevi nient'altro da fare, se era troppo presto per andare a dormire, abbiamo caldo e roba del genere. Adesso devo sentire delle argomentazioni per convincermi che vale ancora la pena cacciarli i conigli. Perché se c'hai già arco e frecce, tanto vale fare dei cerbiatti. Anzi, addirittura, anche se non hai arco e frecce, tanto vale cercare di spingere un lupo ad ammazzare un cerbiatto con te, per te. È vero che diventa molto lungo il lavorare il cadavere di un cerbiatto a mani nude. Come on, little fire. Come on. Perché ci metti veramente tanto tempo, quindi un coltello comunque ti servirebbe, però... Porca vacca. Oh, yeah. That's a good one. Allora. Direi che facciamo almeno 8 torce. Una. Due. E questa è una eccellente torcia. Questa è un'altra eccellente torcia. Bene, bene, bene. Questa farà schifo. No, questa è una decente. Questa fa schifo. Oh, ci sto mettendo troppo tempo. Adesso scende sotto i 10 minuti e non riesco a prendere la prossima torcia. 10 minuti? Appena in te. No! Proprio mentre ci ho cliccato sopra. Ecco qua. Ok, andiamo. E anche l'ultima torcia è un'ottima torcia. Vedete quanti conigli? L'unico piccolo rischio è che c'è un lupo, che c'è sempre, che abita qua vicino. E appena ti metti ad ammazzare tutti questi conigli, appena ne raccogli uno e inizi subito a puzzare di carne, il lupo viene verso di te. Però è molto facile distrarre il lupo perché puoi uccidere un coniglio e buttarlo subito per terra. Cacciarne un altro, prenderlo, ucciderlo, buttarlo subito per terra. E poi quando li hai ammazzati tutti, li raccogli tutti e poi te ne vai. E il lupo non riesce a raggiungerti in tempo. Oppure, addirittura puoi cacciarne uno. Il lupo si avvicina. Però lasci che ammazzi un coniglio. Così il lupo passa il tempo ad ammazzare il coniglio e tu intanto cacci gli altri. Oppure addirittura spaventi il lupo e gli rubi la preda. Dove sei? Sono tutti metodi comunque efficienti. Ok,
Mi sembra strano che non mi hai caricato. Pensavo davvero di passarti abbastanza vicino che ti saresti arrabbiato. E invece, no. Io di te non ho paura perché ho una torcia in mano. Ok, fa bello caldo. Direi che arrivati giù ci accendiamo dei bei fuocherelli e rompiamo tutte le casse che ci sono. Tanto qua raccogli tutto quello che c'è. Potremmo anche... uno steam! Potremmo rompere anche questa cassa. Però lo facciamo al ritorno, se necessario. Non ho mai controllato se c'è qualcosa di interessante da queste parti. Un pezzo di legno, ok. Non è proprio interessantissimo, però... ah, due casse addirittura. Ok, ok. Cerchiamo di romperle tutte. Se il clima non peggiora troppo. Altra legna qua. Vediamo un po' quanto ci appesantiamo. Abbiamo ancora 4 kg di bonus. E comunque un po' di legna adesso la bruciamo per poterci accendere un fuoco e per lavorare le casse senza preoccuparci del freddo. Non che dobbiamo preoccuparcene in realtà, perché c'è abbastanza caldo anche senza un fuoco. È che però voglio mantenere il fuoco acceso in modo che così durante il viaggio di ritorno non devo temere il lupo. E quindi la torcia mi si spegnerebbe, devo accendere un fuoco fisico e buttarci sopra della legna. Qui a volte c'è anche il cadavere di un cerbiatto. Potremmo lavorarlo per ottenere un po' di carne, ma non credo che ne valga la pena. Torcia da 21%. Ok. Il gioco si è completamente silenziato per un istante. Quello qua, il cadavere del cerbiatto che dicevo. C'è qualcosa che non va col suono. Sento il rumore dei miei passi. Però si sente il rumore del vento, va bene. No, forse è a posto, forse sono io che mi sto facendo delle pare per niente. Allora, mangia. Non ne avevo un altro. No, devo averlo già mangiato a quanto pare. Ok, allora, raccogli la legna, raccogli tutto quello che c'è. E poi iniziamo a lavorare le scatole. Le casse, voglio dire. Ok, un po' di cibo. Legno e legna. Qua c'è la caverna. Con tanto di letto. Una Polaroid. Non ho mai trovato una Polaroid qua di Mountain Town. Raiding Tower. Ok, è quella che abbiamo appena oltrepassato. Quindi se vogliamo, nei prossimi giorni, se abbiamo un po' di tempo, possiamo andare a mappare grossa parte della regione. Chi lo sa, forse addirittura mi mostrerà dov'è l'entrata per la prossima regione. Quindi forse ne vale assolutamente la pena. Bene, bene, bene. Ok, allora, un po' di benzina. Vediamo un po' se c'è dell'altro. Abbiamo tanto tempo da perdere. Direi che stavo pensando se evitare di cacciare il cerbiatto oggi. Perché arriveremo che saremo un po' stanchi, immagino. Se adesso devo rompere tutte queste casse, anche perché lo voglio fare a mani nude. E però ho già il fuoco, ho già un bel po' di legna con me. Forse conviene farlo adesso, la caccia al cerbiatto. Non lo so, vediamo dopo. Allora, iniziamo con... questa qua quanto tempo mi ci vuole? 27 minuti, ma non credo che ci sia dentro niente. Però intanto che ci siamo, mi sa che romperò anche quello. Allora, quanto tempo mi ci vuole innanzitutto? A mano nuda un'ora, va benissimo, non è un problema. Accendi con la torcia, accendi con un bastoncino, 85% di possibilità. Buttiamo abbastanza fuoco per fare circa 55 minuti e poi la rompiamo a mani nude, la scatola. Diventa piuttosto tardi a rompere il tutto, però non è che siamo molto stanchi, quindi non è che mi preoccupa più di tanto.
La cosa che mi preoccupa di più è che inizia a tirare il vento, mi si spegne il fuoco e ho dei problemi a poter oltrepassare il lupo senza una torcia. E vacca miseria, potevo anche metterci meno fuoco. 26 minuti ancora. Cioè, stava alla metà di quello che ho fatto. Allora, questa cassa non aveva niente. Vediamo se questa ha qualcosa. Ok. Intanto facciamo un po' salire il livello... il livello di cucina, scusate. Mi sto grattando una gamba che mi prude da morire. Facciamo salire la nostra abilità nell'accendere fuochi, non nella nostra abilità di cucina. Che cazzo ho detto? Il prurito alla gamba mi ha distratto. E stavo pensando che siccome ci vuole un'ora precisa per rompere la cassa, potremmo anche metterci a cucinare un po' di acqua intanto che ci siamo. L'unico problema è che sono un pochino appesantito e non vorrei portarmi dietro troppo peso. Contando che ne abbiamo appena cucinata un bel po'. Allora, buttami dentro, 40 minuti dovrebbero proprio bastare avanzare. Fammi un'ora. E il fuoco mi si è spento, perfetto. No. Perché c'è il vento? Ok, non è colpa mia. Ok, va bene. Andiamo. Per un attimo pensavo perché avevo fatto male i conti con il tempo. Stavo dicendo, sono veramente un coglione. Per risparmiare un pochino di legna ho fatto che il fuoco si spegnesse. No, non è colpa mia. Ha iniziato a tirare il vento. Cioè, praticamente una bufera in atto. Allora, se questa è una bufera, non dobbiamo preoccuparci del lupo, perché è despawnato nel frattempo. Però, più che una bufera, questa mi sembrerebbe una tempesta. E c'è differenza fra le due. Perché con la tempesta il lupo è ancora presente. E quindi sono cavoli amari, perché dobbiamo passarci molto vicino. Ora, non è un grossissimo problema, perché tanto noi siamo armati e possiamo ucciderlo se vogliamo. Adesso vediamo il da farsi. La visibilità è scesa abbastanza che questa potrebbe essere una bufera. Potrebbe. Vediamo un po'. Io intanto continuo a grattarmi la gamba. Infatti non c'ho la mano sul mouse, motivo per cui sto camminando senza girarmi. Ok, tira fuori l'arco e sii preparato per il lupo. Forse è il caso di mettere una mano sul mouse adesso. Ok, vai. Ok, va bene, questa era la cosa peggiore che poteva succedere, cioè che arrivasse una bufera, però sai, ogni tanto capita, non è che le puoi prevedere. Ok, credo... stavo per dire, credo che il lupo non ci sia. Ok, quindi non è una bufera, è una tempesta. Non so se queste sono le terminologie più corrette, però sono quelle che io uso. Quindi dovrebbero esserci anche i conigli. Forse no. Non ne vedo neanche uno. Niente conigli? Ok. Niente conigli. Di quanto siamo appesantiti? 47 kg e qualcosa, però siamo anche un po' stanchi. Perché dopo che sei stanco a metà, inizia a calare il massimo del peso che ti puoi portare dietro. Infatti non siamo più a 45, siamo a 44 e qualcosa. E scende fino ad arrivare a 15 kg, se non mi sbaglio. Però non mi ricordo se contano i 15 kg di bonus che c'hai con i diversi oggetti. Cioè, se c'hai tutti gli oggetti che ti danno il bonus di peso, il minimo non è più 15 kg ma 30 kg. Ma non credo che funzioni così, credo che diventino 15 kg lo stesso. Devo controllare, perché è una cosa abbastanza importante da sapere effettivamente.
perché uno si regola meglio quando sei stanco e devi portare in giro del peso. Allora, forse questa è degenerata in una bufera, motivo per cui non ci sono conigli. O forse i conigli non spawnano neanche durante una tempesta, ma i lupi sì. Non lo so. Per il momento ringrazio che non c'ho il vento contro e riesco a camminare a una velocità decente. Potremmo fermarci a riscaldarci un pochino dentro alla caverna. Però arrivati a questo punto vale la pena tenere, stringere un pochino i denti e arrivare direttamente a casa. Tanto la vita che stiamo perdendo la recuperiamo senza problemi dormendo stanotte. Non siamo esattamente stanchissimi, ma non è un problema. Leggeremo forse un'oretta un libro. Qui, quasi certamente, è dove possiamo mappare la regione con la Polaroid, se non mi sbaglio. Sono abbastanza sicuro della cosa. Allora, vai giù. Scendi giù per di qua, così non devi fare l'animazione della arrampicata. Allora, domani dobbiamo proprio andare a caccia. Sto pensando che, visto tutti i problemi che mi ha causato il cacciare un singolo cerbiatto, che lo avevo mancato tipo 4 volte, mi conviene forse direttamente... Mi conviene forse direttamente far fare il lavoro sporco ai lupi. È una idea che ha senso. Ok. Ci siamo. Ah, c'ho della carne qua. Me ne ero quasi completamente dimenticato. Cavoli. Sono veramente un fesso. Allora, vai qua e qua per terra, esatto, ci sono i bastoncini. Perfetto. Vai davanti alla porta, che lo si capisce da questa finestra qua, che siamo davanti alla porta, e metti questo ad asciugarsi. Perfetto. Vai, innanzitutto togliti tutti i vestiti perché tanto qua fa caldo. Perfetto. Metti dentro al freezer gli oggetti che ci interessano. Che cosa ci interessa? Ci interessa questo libro e questo... No, scusami, questo libro qua me lo voglio leggere. Uno di questi. E qua ne basta tenere due per adesso. Ok, abbiamo 7 pezzi se vogliamo mai trasferirci, va bene. Queste 3 possiamo tenerle, tanto non pesano niente. Un po' di cibo, va bene. Questi ne metti giù 10. Metti giù questo, assolutamente. Abbiamo un sacco di torce, anche troppe. E... ma le piume non è necessario portarcele dietro per il momento. Non è che dobbiamo per forza portarcele dietro a Mystery Lake, che non ci torneremo, però io mi preparo come se mai un giorno ci tornerò. Perché questo quadrato qua è più piccolo degli altri? Perché è selezionato? No, vedi che questo lo prende quasi tutto, il contorno bianco. Era diverso prima, fai vedere. Forse sono io che sono... strano? Ho visto male? Sì, forse avevo visto male. Vabbè, non distraiamoci. E rimani focalizzato sulla faccenda. Allora, vestiti non ne ho trovati là. Ok, direi che abbiamo messo giù... Ah no, giusto, devo mettere giù questi affari qua per accendere i fuochi che non mi servono a niente. Non mi servono questi giù. E anche questi due giornali. Ok, allora... Qua ci sono le finestre, quindi qua sono sopra la legna, perfetto. Rompi tutte queste torce e buttiamo per terra la legna. Bevi intanto che ci sei. Ok, poi ti faccio e... provo a farti leggere un'oretta, ma mi sa tanto che non ci abbiamo abbastanza tempo, perché la luna è già abbastanza alta. Siamo già abbastanza nella notte. Mi sa che romperò anche questa torcia dal 7%, che tanto
Non fa quasi niente. Appena l'accendi, devi subito buttarla per terra per accenderne subito un'altra. Ok, allora butta per terra la legna. Cerca di leggere un'oretta, ma so già che mi dirai che fa troppo buio. Ah, più della metà però. Allora, vai qua. Siamo sopra l'acqua. Dovremmo essere sopra l'acqua. Perché non mi dai l'acqua? Acqua, 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 frigorifero. Water bottle. Una e due. Bastano e avanzano, mi vai un attimo fuori, ti faccio mangiare. Sì, ti faccio mangiare la carne, però fammi un attimo vedere qua nel freezer. C'è qualcosa che sta per andare a male. Che devo fare attenzione che non vadano a male mentre sono dentro al frigorifero. 7, 4, questi stanno per finire. Però ci vuole ancora un po' prima che vadano proprio a male del tutto. Poi al massimo perdiamo un po' di calorie, non è la fine del mondo. Vabbè, mangiamoli adesso, dai. Così evitiamo il rischio. E altra roba che va male velocemente non ce n'è. Un 14% dovrebbe durare per un bel po'. Allora mangia. E mangia anche le patatine. E ti faccio comunque uscire e mangiare la carne di cerbiatto. Vai. Ok, questa carne qua ci dura per un altro giorno più o meno. E poi abbiamo un po' di carne, di cibo, cibo, non carne, dentro. Va benissimo. Ok, direi che ti posso far andare a dormire. Dovremmo svegliarci che più o meno è l'alba. È la prima notte che passiamo a dormire in questa casa. Ok. Va bene, va bene, va bene. Ho troppi tè con me? Mi sa che ho troppi tè, fa vedere. Sì, ne ho tre, ne devo mettere giù qualcuno. Allora, dormi 10 ore, in realtà ne dormirai sì e no 8. Ok, vediamo se andare a caccia. C'è ancora un bel po' di buio. Allora, cerca di orientarti con le finestre, in modo da riuscire a tornare al piano di sotto. Ok. Allora, ti faccio mangiare, intanto guardiamo che clima c'è. Ok, nevica un pochino. Vediamo se riusciamo a convincere durante la mattinata un lupo a uccidere un cerbiatto per noi. Cosa posso fare? Ah, giusto, devo mettere giù un tè, abbiamo detto. Mi sta per andare a male via. In realtà non so neanche se. Sì, me li devo portare dietro perché potrei ammalarmi. Di cosa? Con dell'acqua andata male, però, cioè, prima che mi metto a bere dell'acqua che non è stata purificata, ce ne vuole. Anche perché ho comunque le pillole per pulirla l'acqua, quindi. C'ho comunque questi affari qua. Dove sono? Eccoli qua. Che anche questi stanno per andare a male, 32. Ok, allora da craftare non possiamo craftare niente, va bene. Leggerti non posso farti leggere perché fa troppo buio. Abbiamo tantissime torce. Vediamo un po'. Il caffè che ho, a quanto è? 100% tutti? Sì. Che vedevo che ne ho uno all'80%. Non dovrebbe comunque calare, dovrebbe essere sempre al 100%, comunque rimanere alla percentuale col quale lo produci. Immaginavo. Ah niente, non c'ho assolutamente niente da farti fare se non passare del tempo. Abbiamo la vita al massimo. Ah, ok, sono dalla porta. Ok, vabbè, sto dicendo. Che cavoli è sta luce, sta macchia. Allora, a questo punto ti faccio tornare a letto, se ci riesco. Così se necessario. Beh, in realtà posso dormire un'altra oretta, tu non vuoi dormire, quindi passa un po' di tempo. Ecco, adesso puoi. Ancora un po'. Ecco, adesso di certo puoi leggere. Quindi leggi un'oretta, facciamo uscire un pochino di luce. E direi che andiamo fuori a cercare di ottenere un pochino di carne. Oppure possiamo esplorare la città. Tanto non è che ci sono tantissime case da esplorare, quindi.
Potremmo anche fare quello un po' velocemente. Non è una cattiva idea. Sì, beh, tieni questi, fa lo stesso, tocca il 2%. Sì, dai, facciamo così. Se incontriamo qualche lupo, qualche cerbiatto, pensiamo se ammazzarlo o meno. C'è un po' di vento, quindi sì, stare fuori non è esattamente l'idea migliore. Quella casa lì è barricata, quindi non ci possiamo entrare. Giù, più in là, seguendo la strada, c'è una chiesa, che però di solito... che però di solito non ha niente di interessante. Ok, niente. E anche qua niente. Abbiamo già controllato l'ufficio postale e la banca. Controlliamo tutto il resto. Probabilmente avrò necessità di una fonte di luce, perché non è che ci si vedrà tantissimo. Queste macchine le ho già controllate. È che semplicemente non si apre il baule perché sono il cofano, perché sono incidentate. Allora, quella casa lì è barricata, giusto? Sì. Quindi questa è l'unica che possiamo controllare su questa via. Sì, ho bisogno di un po' di luce. Però, fin tanto che posso controllare questi, lo facciamo senza. Ok, un po' di carburante. Bene, bene. Bene, bene, bene. Qua dentro non c'è niente. Un po' di tè, non male, non male. Il tè è molto utile se ti serve per recuperare della vita. Io non lo bevo mai, però se uno è un minimo in emergenza, non è una cattiva idea. Anche come fonte di cibo di emergenza, di qualche caloria, te la dà. Quanto è che ti dà? Dipende a quanto avevi di abilità quando hai cucinato. Perché qua mi dai questo qui, ma qua non mi dai il... Neanche questi mi dai niente. Questo non mi dai niente. Perché l'hanno messo solo in quello? Questo disegnetto qua, resta. Strano. Un cuscino che se vogliamo possiamo rompere. Allora. Mi sembrava di aver letto qualcosa. Vediamo se c'è qualche fiammifero. No, non si direbbe. Dopo ci... Controlliamo meglio una volta che abbiamo la lampada accesa. Sul letto non vedo niente, sotto neanche. Qua c'è qualche cassetto da controllare e il bagno. Di solito i bagni sono il posto più probabile in cui trovare dei pantaloni termici. Quindi... Nelle vasche da bagno, per esempio, a volte li puoi trovare dentro alle docce. Io sono ancora in attesa, con fermento, con speranza, di un paio di pantaloni termici. Ma mi sa tanto che mi dovrò arrendere all'idea. Mi sa tanto che raggiungeremo il centesimo giorno con un solo paio di sottopantaloni. Ok, questo cassetto qua mi sa che non l'ho controllato, esatto. Meno male perché c'era dentro della roba estremamente utile. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Non c'è niente da queste parti, va bene così. Fammi ricontrollare qua, tutti i cassetti li ho controllati, bene bene. E negli angoli non vedo niente. Ok. Andiamo. Forse è migliorato un po' il clima nel frattempo? Un pochino, sì, dai. Non è esattamente spettacolare, però... siamo sopravvissuti a cose peggiori. Ok, legnetti, sempre utili. Qua dentro ci sarà la metà di niente, secondo me è una di quelle case senza... Esatto, senza mobili. Senza niente.
Wow! Meno male che ho detto che in questa casa non c'era niente. Ho trovato esattamente quello che volevo. Ma che botta di fortuna. E vai, e vai. Quindi con i vestiti siamo praticamente a posto. Ho le due giacche di orso. Ho il cappello, i guanti, scarpe, pantaloni e la sacchetta. Non credo che posso avere dei vestiti migliori di quelli che ho adesso. Credo, non ne sono sicuro, ma credo che questo sia il meglio del meglio che puoi avere. L'unica cosa è non utilizzare questo sacchetto e usare un altro paio di un altro paraorecchi. Ma ovviamente tutti usano il bonus da 5 kg perché è molto più utile che un 0, un grado. Beh, un grado intero, cazzo, non è mica male. A te tra poco ti devo mettere a posto e ti sei rovinato un sacco, ti sei rovinato. Bisogna fare attenzione che non arrivi a zero perché non ti posso craftare a te. Bene, 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 molto bene. Che goduria. Abbiamo questo fantastico bonus di 0. No, scusami, di 0.4 che prima non avevamo. Ok. Guardate, praticamente siamo al caldo adesso, grazie a quei pantaloni. Ma che botta di fortuna. Bene. Allora, finiamo di controllare le nostre belle casette. Facciamo prima questo lato della strada, poi facciamo l'altro. Potremmo anche andare a dare un'occhiata a dove c'è l'autobus che si è schiantato. Di qua sono aperti, ma posso comunque controllarci dentro, va bene. Questo. Anche questo, posso controllarlo nonostante sia aperto, va bene. Va bene, va bene. Non ho niente da dire al riguardo. Quanto abbiamo di bonus di temperatura adesso? 25 gradi. Niente male, niente male davvero. E alcuni dei vestiti che abbiamo addosso sono per più della metà rovinati, quindi fanno solamente metà. Del bonus di temperatura di quello che farebbero se fossero al 100%. Per di più c'è un achievement. Avere ogni slot pieno con il 100% di condizione, credo. E ce n'è anche un altro per dormire dentro a un saccapelo fatto con la pelle di orso mentre indossi i guanti di pelle e la giacca di che cacchio ne so io ed eccetera eccetera. Che io ovviamente entrambi questi achievement non ho. Per questo ne sto parlando. Questo qua è un altro utilissimo perché è un altro di questi maglioni, per di più migliore di quello che ho, per un fantastico 1%. Ok, molto bene. E non credo che ci siano maglioni migliori di quelli. Un paio di pantaloni di calze di lana. Cioè, ragazzi, è una miniera d'oro. Porca vacca, dal punto di vista di vestiti qua sarei venuto a visitare molto prima se sapevo che c'era tutta sta roba. Accidenti. Non che siamo venuti a visitare tardi, cioè un altro cassetto aperto che possiamo comunque controllare. Però è una cosa che i giocatori bravi fanno subito. Quello di esplorare quanto più possibile all'inizio del gioco, proprio per accumulare tutti questi oggetti che se no o ottieni troppo tardi e quindi non sono più così tanto utili, oppure rischi di andare a recuperare che ormai sono completamente distrutti e non li puoi riparare. Ok. Va bene, qua dietro c'è qualcosa? Non si direbbe. No. Ok, dai, continuiamo il nostro giro di case. Allora, questo lato le abbiamo controllate tutte, va bene. Iniziamo questo altro con questa macchina che il cofano non si può aprire, ma il baule sì.
Ok. Ok. Andiamo. Allora. Ah, ok, mi sembrava barricata, ma ho voluto ricontrollare. Di solito qua c'è una casa in cui puoi entrare. No, è barricata anche questa, va bene. Allora, facciamo. Macchina. E poi case. Ci sono molte macchine qua da poter controllare. Non ho idea di dove... No, so dove abita un orso in questa regione, o almeno dove potrebbe spawnare un orso. Poi ce ne dovrebbe essere un altro anche nella regione, nella bassa, nella parte bassa della regione di cui stavo parlando ieri. E quindi due orsi, va bene. L'alce non ne ho la più pallida idea, perché sto pensando a come recuperare un po' di cibo. Perché forse ci conviene cercare di ammazzare un orso piuttosto che dei cerbiatti, perché così abbiamo una fonte di cibo grossa, immediata. Quando invece di cerbiatti ne devi ammazzare un numero multiplo. Ok, questa qua è praticamente abbandonata come casa. Beh, mica tanto, qua ci sono diversi cassetti. Vediamo un po' cosa hanno lasciato gli ex proprietari. Hanno lasciato qualcosa per me? Altro cibo anche qua. Accidenti. Di questo passo non abbiamo mica necessità di andare a cacciare. Possiamo semplicemente portarci un sacco di caramelle e cibo in scatola nella nuova regione. Il che è assolutamente un'idea che funziona, perché comunque il portarsi della carne in una regione che non conosco vuol dire che attirerò un sacco di predatori. Forse conviene, lo sai? Non ci stavo pensando. Però devo prenderla in considerazione questa cosa, il non portarmi dietro della carne per quel problema. E poi chi lo sa, forse appena entro dentro alla regione, 2 metri dopo c'ho subito una casa nella quale cercare rifugio e risolvo lì il problema. Anche se ne dubito fortemente che sarà così facile. Ok. Ok. Potrei anche andare a leggere la descrizione di quella regione, così forse mi dà una mezza idea di che cosa aspettarmi. Chi lo sa, forse la descrizione immediatamente ti dice che le strutture costruite dall'uomo come case e rifugi sono estremamente rare in questa parte dell'isola. Così so già che se devo cercare delle case, occhio, perché potresti cercarne una per diversi giorni e non trovarla. Ok, andiamo. Questa macchina qua l'abbiamo controllata, mi sa di no. No, avrei aperto il cofano se l'avessi fatto. Ok, va bene. Mi sa che ci sono queste due case e poi un paio di macchine e poi mi sa che abbiamo praticamente finito di controllare tutte le case, tutte le abitazioni. Allora, niente cibo per adesso in questa, era più ricca l'altra, nonostante l'altra era più abbandonata di questa. L'altra casa sembrava molto più disabitata da più tempo, se non addirittura mai abitata. Sai che non ho mai notato degli orologi qua? Qua addirittura c'è, volendo si può addirittura cucinare. È la prima casa che vediamo in tutta la regione, a parte quella di Milton, che ovviamente è molto meglio di questa, per il semplice fatto dei sei fornelli disponibili. È la prima che vediamo comunque che c'ha almeno qualcosa con cui almeno puoi accenderti un fuoco.
Beh, Milton e anche la fattoria, ovviamente. Ventotto gradi con tutti i vestiti che abbiamo addosso, mica male. Mica male, si recupera la temperatura in un attimo. Prima, un altro maglione, accidenti, però mi sa che questo qua è, sì, 37%, è il più schifoso di tutti. Ha una fonte di abiti questo posto qua, cavoli. Quasi migliore dell'aeroplano in Pleasant Valley. Il che è dire tutto, eh. Cosa avevamo trovato in quell'aereo là? Mi sa una delle due giacche pesanti che abbiamo indossato per un sacco di tempo, prima di fare le due giacche di orso. Ok. Niente. Questo l'ho controllato, sì. Ok, credo di aver guardato ovunque. Controlliamo l'altra casa. Ci rimangono un paio di automobili. Poi mi sa che abbiamo quasi fatto. Qua addirittura abbiamo la posta da controllare. Così avevamo una scusa per entrare, vedi? Caro vicino, siamo solo entrati per portarti la posta. Abbiamo visto che è da qualche giorno che non la stai ritirando. Vedo che hai abbandonato le tue scarpe da corsa firmate. Sappiamo che è un cimelio di famiglia, quindi siamo preoccupati. Siamo qui per aiutarti, siamo venuti a parlare del... Però, non male, eh? Fiammiferi. Siamo venuti qua a parlare del tuo problema con l'alcol. Sappi che ti vogliamo bene, tutti quanti, e siamo qua per aiutarti, siamo qua per starti vicino. Però è necessario che tu riconosca che c'è un problema e che tu metta la volontà per risolverlo. Siamo qui, siamo con te. Non siamo contro di te e siamo disposti a lavorare sodo insieme a te. Quindi per favore non chiamare la polizia perché di certo non siamo entrati per derubarti dei tuoi fiammiferi che miracolosamente, cioè miracolosamente in maniera molto strana sono diventata una delle cose più preziose che uno può trovare. Estremamente importanti. Allora, qua su che cosa c'è? Solo un quadro e un letto. Niente. Niente. E mi sa altro niente qua sotto. Devo dire che Mountain Town è veramente una città ricca per quanto riguarda il loot. Non me la ricordavo mica così tanto importante. Io di solito vengo qua solamente per la lente di ingrandimento principalmente. Se non la trovavo in Mystery Lake, questa era la prima regione che venivo a controllare per cercarla. Allora, quella casa è distrutta. Questa non credo che ci si possa entrare. No, è barricata. Quindi rimane solamente queste tre automobili. Credo che sia così. Ok. Ok, va bene. E lascia che dica che va bene di nuovo. Allora, l'aereo siamo andati a controllarlo. Non credo che valga la pena tornarci solamente per andare a distruggere le casse di legno che non sono riuscito a fare per colpa dell'arrivo di una tempesta. Ups. Non me ne ero accorto. Non me ne ero accorto che stavi scendendo allo 0%. Non credo di averne un'altra. Questo è un leggero problema. Non è un grosso problema. Credo che non possiamo più aprirlo questo. Ah no, requires pry bar. Ok, no, quindi possiamo ancora farlo. Perché una volta mi si era rotto il piede di porco mentre stavo cercando di aprire un armadietto. E avevo un altro piede di porco poi da utilizzare. Però mi diceva che era impossibile aprirlo perché ormai era danneggiata la serratura. Ci sono queste due case da controllare.
Però non sembra che sia successo per quel baule. Quindi non lo so, forse è una cosa che succede solamente agli armadietti e non ai bauli. Oppure c'è una percentuale di possibilità che accada. Oppure lo hanno. Non posso più correre. Non può più succedere perché lo hanno tolto come effetto. Nell'ultimo update non ne ho la più pallida idea. Per di più, quando era successo quella cosa lì dell'armadietto non più apribile, era sempre successo qua in Mountain Town. Mi era successo in dentro alla banca. Cerchiamo di non rimanere bloccati anche qua, fai attenzione, per favore. È già successo una volta. Vorrei evitare che succedesse una seconda volta. Grazie. Allora, stavo pensando, come tecnica per cercare di sopravvivere nella nuova regione, potremmo cercare di mapparla quanto più possibile. Potremmo, i primi giorni, camminare un po', accenderci un fuoco, mappare e continuare a fare così. In modo che così facciamo tutti dei disegni attorno e vediamo bene dove ci troviamo. Credo che sia una pessima idea. Adesso che l'ho detta ad alta voce, mi sto rendendo conto che probabilmente è una cretinata. Perché mappare in questa maniera mappi molto poco. Grazie per il cibo. Oh, sto rubando del cibo a un bambino, praticamente. Qua c'è la culla. E è una pessima idea. Non credo che la faremo perché ha molto più senso camminare piuttosto che fermarsi e passare mezz'ora a mappare 20 metri attorno a noi. Scusate. Mi sa che è il caso che tra poco vado a letto. Che ore sono? Fa vedere. Ormai. Passata un'oretta, mi sa ormai, 1 ora e 10 minuti, tipo. Sì. Vediamo un po' se trovo qualcosa da fare, altrimenti direi che possiamo concludere l'episodio tra poco. Anche perché con il clima che c'è fuori non possiamo esattamente andare a caccia. Potremmo metterci a cacciare un altro. Alce, perché ne abbiamo ucciso solamente uno finora. Avere un'altra pelle di alce non mi dispiacerebbe. Potrei comunque craftare la giacca, anche se quasi certamente farebbe la fine della giacca del lupo, che non la utilizzo, perché tanto la giacca di orso è migliore. Adesso vediamo. La mangi tutta questo pezzo, sì. Ok, ci rimangono solamente 2 pezzettini. Probabilmente non mi bastano per domani, fino a domani mattina. Ok, allora noi abbiamo cucinato un bel po' di acqua, poi ne abbiamo trovata altrettanta. No, ne abbiamo cucinata più di quella che abbiamo trovato, però. Rendo l'idea, diciamo. Allora, tu puoi andare giù, tu puoi andare giù, voi anche. Sì, tanto non andrete a male. A te ti cucino appena possibile, anche se potrei doverti mangiare anche così senza problemi. A voi vi cucineremo. A te se ti metto dentro dovresti sparire. No, rimani lì comunque. Ah, strano. Come mai? Ti posso riparare in un qualche maniera? Vediamo un po'. Qua non mi serve niente. Vestiti adesso li buttiamo per terra. Legna. Mettiamo dei fiammiferi. Ok. Ho delle torce da rompere, mi sa di no. Ok, quindi voi andate tutti per terra. Qua mettiamo la stoffa. Mettiamo il carbone. Mettiamo questo. Sì, poi basta, il cibo no, i vestiti andranno per terra, vai te, hanno questi libri, quest'altro tocco di legno, i giornali, devo mettere giù qua questo accelerante. E direi che siamo praticamente a posto, mancano i vestiti. Sì,
Sì, mettili un pochino più a destra. È invisibile quello che abbiamo addosso. Adesso dovrebbe, eccolo qua, dovrebbe diventare visibile. Comunque erano molto più a destra i vestiti. Fa vedere. Ah, cavoli, non lo fa più. Si è messo a posto il bug. Allora, per terra. E per terra. Per terra. Potrei portarmi dietro delle calze e cercare di tenerle. Non, avere un paio di calze che continuo a riparare in modo che semmai quelle che ho addosso si rompono, ne ho un paio di emergenza, però non sono così bravo, non sono così attento a queste cose, non è come io gioco questo videogame. Io faccio attenzione che questo paio di calze non si rompano, poi sono a posto. 40%, ok, possiamo riparare questo così arriva all'85%. 35, un po' troppo presto. Vediamo un po', fammi vedere. C'è qualcos'altro? Questo 54 vuol dire che arriveresti al 100%. È troppo presto. Ok, ripariamo. Oh, posso togliermi tutti i vestiti, che tanto fa caldo. Ecco qua. Prendi un pezzo di stoffa, per favore. Prendi due, così siamo sicuri che anche se falliamo la prima volta. E ripara questi. Passa da 0.4. Fallito. Passa da 0.4 a 0.8. Esattamente il doppio. Va bene. E non devo più mettere giù la stoffa perché l'ho usata entrambe. Ah, giusto, devo vedere cosa funziona questa roba qua. Posso ripararla, tipo? No, posso però ottenere due pezzi di metallo. Vabbè, lo sai cosa. Però adesso vai qua dentro, non è un problema. È la prima volta che non sparisce un oggetto con una X sopra. Allora, che cosa fare? Che cosa fare? Viaggiare adesso non ha un cavolo di senso, assolutamente no. Direi che leggiamo un pochino, intanto che non abbiamo niente da fare. Leggiti sto libro su come accendere i fuochi. E direi che cosa facciamo? Concludiamo qua l'episodio o andiamo ancora un po' avanti? Per adesso andiamo ancora un po' avanti, almeno finché questa bufera non passa. Potremmo far passare questa nottata e quando ci svegliamo. No, la bufera c'è ancora. E quando ci svegliamo, concludiamo l'episodio. La bufera c'è ancora, quindi un'altra ora. Ah, iniziamo ad avere sete, mi sa che non faccio in tempo. Eh già, troppa sete. E mi sa che è finita la bufera nel frattempo. Fammi un po' vedere. Oh, direi che è proprio finita. Che bel sole. Ok, allora, c'è un bel caldo fuori. Cerchiamo di andare a caccia. Siamo un pochino stanchi, è sera tardi. Vediamo se riusciamo a. Non c'era il sole fino a 3 secondi fa. Volevo accendermi una torcia. Pensavo che la neve stesse sparendo, non che stesse iniziando a nevicare. Vabbè, non è un problema, tanto c'è caldo. Allora, cerbiatti. Sappiamo che ce n'è uno qua. Perché prima mi era corso in faccia quando stavamo tornando dalla fattoria. Oppure potremmo andare a cacciare quello lassù. Mi sa che mi conviene andare direttamente a cacciare quello lassù, lo sai? Piuttosto che fare quello qui. Non è che fa caldissimo, è meno 4, accidenti. Però è anche vero che abbiamo la vita al massimo. Ah no, c'è un'altra casa che devo controllare, quella lassù, che si vede da qua. C'è una casa là, eccola lì, proprio dove c'ho il puntatore. Ma mi sa che lo faremo domani. Adesso se ci riesco vorrei andare a caccia. Caccia, 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 caccia. Andiamo ad ammazzare quel cerbiatto là. Dobbiamo ucciderlo noi però. Non credo di riuscire a attirare un lupo fin lassù. E dobbiamo fare attenzione quando veniamo giù che un lupo non mi tagli la strada. Che potrebbe venire qua ed è tipo il sentiero
attirato dalla mia puzza di carne. Vabbè, andiamo. Potremmo anche metterci a mappare, ricordiamocelo. Abbiamo la Polaroid per mappare da quassù, da questa antenna. Adesso andiamo a vedere. Potrei mappare stasera e cacciare poi domani? Fa un pochino freddo, effettivamente. Abbiamo già perso un quarto della temperatura. Ma cacciare di certo è più importante che mappare. Su questo non ci sono dubbi. Sta finendo di nevicare, forse? Perfetto, non sembra che stia smettendo. Forse è solo perché siamo sotto una roccia. Perché se smette di nevicare dovrebbe fare un pochino più caldo. No, sembra che nevica tanto quanto prima. È solo perché sono al riparo sotto la montagna. Cacciare di certo la priorità. No, no, cacciamo e mapperemo nei prossimi giorni. Devo anche fare attenzione a contare i giorni che passano, perché... Sì, vedi? Posso mappare qua. E devo fare attenzione a contare i giorni che passano, anzi sta nevicando di più di prima. Perché dobbiamo trasferirci, non abbiamo mica tutto sto tempo da perdere. 75? Cos'è stato quel suono? Il problema delle mie cuffie? Spero di no. Non vorrei doverne già comprare un paio nuove. E sì, cacciamo. Mapperemo forse domani. Domani forse cacceremo di nuovo. Potremmo anche prenderci un paio di conigli intanto che ci siamo. C'è il cerbiatto innanzitutto. Perché se non c'è il cerbiatto, non c'è né cerbiatto né conigli. No, cioè, i conigli ci sono. Però non c'è il cerbiatto, dannazione. Sono venuto fin quassù per niente. Antipatico di un cerbiatto. Io sono venuto fin qua per venirti a trovare solo per te. E mi lasci con i tuoi conigli? È molto... molto antipatico da parte tua. Pensavo che fossimo amici. Io che sono venuto qua per farti complimenti alla tua pelliccia, alla tua pelle, alla tua carne, alle tue interiora. E tu semplicemente non ti fai trovare a casa? Che razza di modi. Non me lo aspetto da te. Da te proprio non me lo aspettavo. Guarda, non voglio parlarti, me ne vado. Non posso rimanere qua adesso. Sono così deluso dalla situazione che devo sfogarmi artisticamente in un qualche modo. Lo sai cosa? Ecco che cosa sono costretto a fare. Guarda cosa mi costringe a fare, signor Cerbiatto. Devo mettermi a disegnare. È l'unica cosa che mi può calmare al momento. Non ci posso credere. Porca vacca! C'è qualche casa? Cave, backpack. Quasi si vede dove c'è l'aereo. Questo è l'Orca Gate Station. Qua non si vedono le arrampicate? Oh. Strano che non si veda la corda, scusa. Qua, se qua c'è il guest... Sì, picnic area. Qua dovrebbe esserci la corda. Perché non è segnata? Cave. Questa qua dovrebbe... E qua dovrebbe esserci il passaggio verso... Qui. Qui questa è la prossima, è l'altra arrampicata. Però non si vede quella qua. Strano. Qua dovrebbe esserci il passaggio verso cosa? Questa è la parte... È la parte bassa che raggiungi da giù per di qua. Qui dovrebbe esserci la... Com'è che si chiama? La fattoria. Questa è la chiesa che dicevo. Non pensavo che fosse segnata come un oggetto, una cosa così grossa. St. Christopher Church. E da queste parti qua, da qualche parte, dovrebbe esserci il passaggio verso Ashed River Valley. Speravo che me lo mappasse da qui, però a quanto pare siamo troppo lontani.
Ok, va bene. È notte, è tramontato il sole. Non siamo sfiniti, però siamo un pochino stanchi. Ci sono diversi lupi che ululano. Stavo pensando, domani potremmo andare a caccia di un orso invece che di cerbiatti. So più o meno dove trovarne uno. 33 kg di peso abbiamo addosso. Si può fare, si può fare. Se c'è bel tempo per di più possiamo metterci a lavorarlo. L'orso piuttosto che... Perché sono piuttosto lontani da qua, è questo il problema. Che bisogna trasportare la carne per un bel tragitto avanti e indietro. Vediamo un po' se questa carne almeno mi sfama del tutto. Direi di no. Perché quello era il pezzo grosso, questo è il pezzo piccolo. Vabbè. Fa lo stesso. Allora, facciamo così, vai dentro casa, leggi l'ora che non abbiamo letto prima, così concludiamo concludiamo questo libro, tanto che ci siamo. Leggi prima che diventi troppo buio e poi direi che andiamo a letto, dormiamo 9 ore. Dovremmo più o meno svegliarci che è notte. Allora, qua il libro non c'è più, esatto, perché non possiamo più leggerlo, lo vedi solo tra le cose che puoi usare per bruciare. E qual è il prossimo libro che leggiamo? Sono entrambi tecnicamente inutili. Questo, non mi ricordo, uno dei due credo che ci vogliano 15 ore per doverlo leggere. Fammi vedere. 4 ore questo, l'altro. Ah no, 5, ok, non è nessuno di questi due, è un altro, deve essere quello tipo delle pistole. E no, non fa differenza. Le toh, leggi quello da 4 ore prima, tanto. Nel frigorifero mi metti i bastoncini, li metteremo per terra. Mi sa che c'ho da buttare solamente questi tre a questo punto. Qua nel freezer dovrei avere un po' di cibo, esatto, tre di questi. Il resto lo teniamo. Cibo non ne ho bisogno fino a domani mattina. Qui è dove ci sono i legnetti, li butti giù per terra. Giro giro tondo e andiamo a dormire. Gente, direi che concludiamo qua questo episodio. Al prossimo direi che ci daremo alla caccia, al meglio delle nostre possibilità, delle nostre capacità. Vediamo un po' come va. Come al solito, statemi bene, fate una buona giornata, divertitevi. Impegnatevi in qualsiasi cosa stiate facendo, date il 100% o date la percentuale di impegno che volete dare. 76esimo giorno, dobbiamo iniziare veramente all'85esimo. Vorrei iniziare a trasferirmi, passare 15-10 giorni nell'ultima regione. E niente, 74 giorni, non male come record. Porca miseria, quante calorie. Sparato 24 colpi. Colpiti solo 16, ho mancato 8 volte, non è una buona percentuale. 85 incontri ravvicinati di lupi, vabbè. Gente, ci si vede. Statemi bene. Ciao ciao.